Versate questa dentro. Eccoci arrivati a Omotesando, sempre con Andy e la sua amica. Che bella stradicciuola mi ha portato. Senpai. Questo è un video epico. Facciamo foto. Senza frangia. L'acqua è potabile. Giornate impegnative. Esci pollo. Buongiorno a tutti ragazzi, nuova colazione con l'avena, le proteine e il caffè. Comunque volevo aggiornarvi sul fiore di ieri, guardate come cresce bello e rigoglioso. Non siete orgogliosi di me? Io sì. Vedete, ormai c'ho il pollice verde. Inoltre mi berrò anche questo juice fatto tutto col kale. È amaro, però fa veramente bene per la salute. E costa ben 10 euro, quindi me lo bevo. Pronti per una nuova giornata assieme? Si parte! Adesso sono pronto per andare a uno shooting con Yuka anche oggi. Nuovo shooting, nuova marca, nuovo post per Instagram. Siamo pronti. Yuka, facciamo? Facciamo? Foto. Foto. Bene, adesso vedete la Yuka anche come è diventata fluente in italiano. E okay. Per pranzo invece cucinerò naan, cucinerò indiano, okay. Quindi veramente sarà un video fantastico. Che giornate impegnative. Giornate? Giornate? Impegnative. Impegnative. Impegnative? Eh sì. Okay. Le borse sono proprio fighe, però non è che mi stiano molto bene. Comunque ho optato per questa bianco e nero. Oggi è proprio preparazione estrema per queste foto di Instagram. Sono in Crocs. Adesso comunque su questo panda faremo delle foto figherrime. Yuka è già pronta. Cosa non farei per voi? L'acqua è potabile. Oh ragazzi, ho fatto delle foto con i capelli tutti all'indietro e sono venute ben otto devo dire. Adesso ne faccio altre, vedrai che verrà un cesso a pedali. Però mo io ci riprovo. Senza frangia ragazzi, senza frangia. Questo è un video più unico che raro, anzi oserei dire epico. Cosa ne pensate? Vi lascio poi la foto qui. Guardate quanto è carino questo gattino. Ma a me, ma che faccia sto gatto? Cazzo, cos'hai visto? Un video di Sebastiano Serafini in Giappone che ti vedo scioccato. Metto i gatti perché se vi faccio cagare io non possono farvi cagare i gatti, perché chi odia i gatti? E guardate se non sembra che mi sono pisciato addosso. Ma che situazioni ragazzi. Fare l'instagrammer, sì, l'influencer, come gli piace dire a Maccia Latte. Ciao Maccia. E poi volevamo dirvi la foto della borsa. Borsa Borsa, sì, ha detto che sono figo. Grazie, poi ti do 5 euro. La foto non è venuta un granché, però vi chiedo un favore. Potete seguire questa marca su Instagram, ve lo lascio qui. Perché veramente la foto non è venuta sto granché. Quindi se lo seguite e sono contenti, allora non si incazzano che la foto fa cagare. Quindi se mi fate questo piacere vi mando un abbraccio. Se no tranquilli, non disturbatevi. E comunque vi lascio la foto che ho fatto anche con loro. L'ho messa sul mio Instagram, vi lascio il mio Instagram qui, andatemi a seguire su Instagram, così siamo tutti felici. E adesso vado a cucinare la naan. Oggi per pranzo mi cucinerò una naan. Aggiungiamo un po' d'acqua, un po' d'olio e poi bisogna mescolare. Ecco come si fa la naan indiana. Mescolate con cura. Guardate, Master Chef. La prima volta che provo a fare la naan indiana, quindi non so se mi verrà, ma io spero di sì. Che ne dite? Sto facendo un buon lavoro? Dovete continuare a fare così per ben 5 minuti, ragazzi. 5 minuti, come le Speedy Pizza. Speedy Pizza Findus, amici in 5 minuti. Amici! Sono contento per tutte le persone che sotto la pizza Mangio Cono mi avete scritto che vi piacciono le Speedy Pizza, perché anche a me piacciono, quindi bravi bravi. 5 minuti solo, 5 vedrai. Comunque è la prima volta che cucino indiano. Oddio, non è che proprio la sto cucinando. Cioè sì, la sto cucinando, però Kevin non è che lo faccio oggi, c'è quello pronto, però contento. Verrà bene, non verrà bene, lo scopriremo tra un po'. Comunque l'impasto sembra aver preso proprio una bella rotta, quindi bene 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 bene. Che ne dite? Direi che non è male. Le
Ne facciamo 4, eccole qua, le nostre nannine. Adesso bisogna lasciarla qui così per 10 minuti, quindi a dopo. Sono passati 10 minuti, quindi adesso ci mettiamo a fare le nan e a dargli la forma di nan. Purtroppo non c'ho il mattarello, quindi dovrò farlo con le mani, ma forse riusciamo a farlo lo stesso. Ricordiamo che la nan ha questa forma un po' a piede, diciamo. Ed ecco qui la nan, adesso è venuto il momento di metterla in padella. Rimuoviamola con cura e mettiamola in padella. E mettiamo il coperchio. E questi sono i curry che cuciniamo oggi: il butter chicken, che è famosissimo, che sarebbe il pollo al burro. E poi questo che è super speziato, che è quello sempre chicken curry, però con tre diverse spezie dentro di chili. Ecco qui che mettiamo il curry giù nell'acqua che si scalda e lo lasciamo qui a riscaldarsi per un paio di minuti. A few moments later. E voilà! Giriamo la nostra nan. Che profumo, ragazzi! Oui. Versiamo il curry nel nostro pratica Chao An. Oh, guardate com'è rosso. Oh mio Dio, sembra super piccantissimo. Ma il pollo non esce. Esci pollo. Donna, è incandescente sta cosa. Però meglio se aprivo l'apertura che c'era invece che usare le forbici. Bene, 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 bene. E adesso proviamo la mia nan per la prima volta sul piccolo schermo. Sarà buona o non sarà buona? Comunque buon pranzo e buon appetito a tutti. Ma uguale a quella del ristorante. Ma che buono. È anche morbida, guardate com'è morbida. Pugno, pugno, pugno. In giapponese quando tipo c'è un po' di grasso dice pugno pugno, che non è una cosa negativa necessariamente, tipo soffice. Sono davvero soddisfatto. Se mi state guardando, ovviamente direi che MasterChef mi possono tranquillamente invitare. La prova è stata altamente superata. Chi lo vorrebbe assaggiare questo curry indiano fatto da me? Oddio, vabbè, questa era un po' in bustina, però dai, ci siamo capiti. Almeno ci ho messo tanto amore per fare questo video. Bene ragazzi, adesso vi insegno a fare il riso alla giapponese. Siete pronti? Versate questa dentro, eccola qui. Praticamente una di queste sarebbe una porzione, quindi di solito quando faccio il riso ne faccio 5. E voilà, 5. Adesso laviamo un po' il riso. Bisogna lavarlo così. Bisogna fare proprio con molta forza. Bisogna lavarlo. E vedete che l'acqua diventa tutta bianca. Questo è molto 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 importante. Se non lo fate il riso non diventa buono. Praticamente lo dovete lavare finché l'acqua non diventa più bianca sostanzialmente. Vabbè, quindi continuo a lavarlo finché è pronto. E poi lo mettiamo in pentola. E qui siccome sto facendo 5 porzioni mettiamo l'acqua fino al 5. E adesso la sistemiamo qui. La chiudiamo. E un'ora prima che la vogliamo mangiare basta premere questo bottone e il riso si farà come per magia. Preparato il riso, ho deciso di saltarlo un attimo con la neghi, che così diventa un po' più buono e saporito. Che fame che ho, ragazzi. Ed ecco qui il riso pranzo di oggi. Buon appetito. Visto che ho cucinato indiano con tale successo, ho deciso di andare a festeggiare a Shibuya a un evento di moda. Quindi adesso si parte per Shibuya, restate con me. Ed eccoci all'incrocio più incasinato di Shibuya. Adesso vado qua davanti a Tsutaya che devo aspettare il mio amico che si va all'evento. Tra l'altro, piccola notizia: in tutta Shibuya adesso funziona il wifi gratis. Yeah! Mi ha detto che mi aspetta al secondo piano, quindi vediamo dov'è. Vabbè, eccoci arrivati all'evento, che praticamente è tipo una galleria fotografica di tutte queste cose. E c'è anche Andy, saluta. Ciao! Ciao! Anche lui è nel gruppo che stiamo facendo, di cui ancora non vi posso dire molto. Comunque vabbè, non credo che rimarremo qui molto, ma comunque interessante. Mi sembra di essere tornato un po' quando facevo Rocks. Quanti fiori! A proposito, avete scaricato Flower? Saliamo in taxi. Eccoci arrivati a Omotesando, sempre con Andy e la sua amica. Can I put it up? Yeah, sure. Ciao. Introduce Ciao. Yourself. Which language is that? Italian. Oh, it's Italian. Buongiorno. Buongiorno. But you can speak French, right? Yeah, so I heard. French. Okay. And Keta. 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 Guardate in che bella stradicciuola mi ha portato. Grazie. Bye. Vabbè, sono arrivate tutte queste patatine. Tra un po' mi devo spostare che devo andare a cena. Quindi ci vediamo dopo. Ciao. E anche oggi non ho resistito. Si mangia il tantamè. È veramente buonissimo e piccantissimo. Però
me lo pappo per voi. A voi vi piace il piccante? Fatemelo sapere nei commenti. Gozo Samade, sei stato buonissimo. Sono appena tornato a casa di corsa perché ho una missione da fare. The Last of Us, ma non il gioco, ma vedere il riassunto di Lilletta. Perché sì, dovete sapere che YouTube non mi ha mai mandato la notifica e io aspettavo la sua review da non sapete quanto. Quindi adesso mi vedo il video di Lilletta e poi me ne vado a nanna. Anche oggi grazie mille per essere stati con me. E andatevi ad iscrivervi anche al canale di Lilletta. Un abbraccio da Seba, ciao ciao. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.